Termina 0-0 un incontro molto combattuto tra Notaresco e Montegiorgio, con gli ospiti che hanno forse costruito qualcosa in più nei 90 minuti, ma col pareggio che permette comunque a entrambi di muovere la classifica. Nel primo tempo l'unica occasione da segnalare al sesto è per il Montegiorgio con Tenko Rang, che penetra in area sulla sinistra e conclude in diagonale dalla breve distanza, trovando l'ottima risposta di Shiba. La ripresa è un po' più allegra, al decimo ci prova il Notaresco con Manari che va fino in fondo sulla sinistra ed effettua un tiro cross alzato in angolo da Forconesi. E poi il Montegiorgio ad avere una grandissima opportunità al diciottesimo con un colpo di testa ravvicinato di Perini su azione d'angolo e il miracolo di Shiba che salva la sua porta. Al ventinovesimo si ripropone il Notaresco con un affondo sulla sinistra di Manari e il traversone, ma il colpo di testa in avvitamento di Grauberg non ha né direzione e né potenza. Al 39esimo altra occasione per gli ospiti con Monza che entra in area sulla destra e con un diagonale impegna ancora l'estremo di casa. L'ultimo tentativo è per il Notaresco al 48esimo con la conclusione di Forcini dai 20 metri che però non c'entra la porta. Giocavamo dopo 4 giorni, un po' di fatica, secondo me le squadre hanno sentito. Non è stata una gran partita, però noi abbiamo avuto 3 palle clamorose. Una davanti alla porta all'11 nostro, che ha fatto una gran parata a Shiba. Un colpo di testa che non so come l'ha ritirato fuori da dentro l'aria, dentro la porta. E una palla finale che ha fatto una gran parata su noi. Quindi obiettivamente il Notaresco, il nostro portiere, non credo abbia fatto una parata. Quindi non è stata una bella partita, ma probabilmente siamo anche rammaricati di questa partita perché le occasioni più clamorose le abbiamo avute noi. Abbiamo preparato la partita così, sapevamo della forza del Notaresco, l'ho visto mercoledì a San Benedetto e abbiamo concesso praticamente 0. Quindi io più di questo la mia squadra penso che non possa fare, certo, qualcosa in più può fare gol ovviamente. Sì, assolutamente, oggi sarà stata forse anche la partita di mercoledì, ho visto i ragazzi un pochettino anche proprio sulle gambe già dall'inizio, i ritmi lenti, abbiamo sbagliato molto dal punto di vista tecnico. Non so se è dipeso anche un po' dal campo, perché effettivamente notavo sempre molti rimbalzi della palla, quindi anche il controllo, il passaggio, proprio le cose un pochettino didattiche, elementari sono venute a mancare e quindi la partita è uscita una partita un po' così, un po' spenta, un po' spoglia, in questi casi di solito si perde, quindi siamo contenti che abbiamo preso un punto.